Beh, innanzitutto mi presento. Sono Giulio Lasciarfari, vengo da Esir Italia e vorrei riuscire a lasciarvi qualcosa prima di tutto. So che avete visto, il corso è durato abbastanza e siamo arrivati verso l'ultima parte, quindi il mio compito e quello che vorrei è riuscire a lasciarvi qualcosa di operativo, cioè in modo da essere in grado poi dopo di utilizzare da soli la tecnologia. So che il tempo non è tanto, quindi mirerò su cose pronte all'uso che voi potete utilizzare oggi, domani. E soprattutto vediamo insieme quello che è l'ArcGIS Online, che vi permette di poter collaborare anche fra gruppi diversi. C'è un aspetto social che vedremo come si costruiscono, vedremo come si imposta un lavoro. Magari dopo riusciremo anche a uscire con dei tablet, chi li ha, o con telefonini, uguale, indifferente, andremo a fare il rilievo anche magari fuori e vedere come i dati creati fuori riusciamo a portarli dentro. Il massimo sarebbe riuscire a vedere come si crea l'informazione proprio da zero, quindi dal desktop, e quando parlo di desktop, quindi N, stiamo parlando dell'ArcGIS Online, dell'ArcMap, ma possono essere N. L'importante è capire come si imposta un lavoro, quindi si crea il dato, gli attributi, che cosa vogliamo fare, si esce, si fa un servizio, quindi riuscire a gestire che cos'è un servizio web rispetto a un dato statico. Quindi creeremo l'informazione e se riusciamo a fare questo in 2 giorni e mezzo, insomma, mi posso ritenere soddisfatto. Soprattutto mi aspetto da voi una partecipazione, perché sennò diventa lunga e poco producente. Quindi cerchiamo di... Voi stoppatemi quando non capite e andiamo avanti così piano piano. Ovviamente tu sarai incentrato sulla tecnologia Esri, ok? L'importante non è questo. Io quello che vorrei farvi capire è che non è la tecnologia. Voi avete visto Quantum GIS, avete visto Google, avete visto... Quello che cambia è l'approccio, ma l'uso è lo stesso, quindi voi dovete riuscire a capire qual è per la vostra esigenza la cosa migliore. Già ho parlato troppo. Io vorrei un attimo che anche voi vi presentiate verso di me, in modo che io riesco anche a calarlo su di voi, quello che dico. Quindi magari, se possiamo, sì, così, ogni 2 persone uno parla. Riuscire a capire che studi avete fatto e quello che avete, magari che vi è rimasto dei giorni precedenti. Sì, subito, dai. Ma non è È acceso. Dai, nome e cognome, nome e cognome. Non Sì. funziona, ma... È acceso, è acceso. Allora, aspetta, ma mica sto riprendendo già? No, tanto riprende me, non è... Tanto, dai, nome e Sì, cognome, che perché studi io fa? parlo molto e quindi pensano che la Pensano mia che... vergogna... E invece... Il nome però lo so dire. Allora, mi chiamo Gioia Marianna e io c'entro poco col corso perché, c'entro poco relativamente, nel senso che sto facendo più per formazione mia personale, per curiosità e per altri appigli, insomma. Il mio studio è in sociologia, cioè il mio corso di laurea in sociologia. E cosa mi è rimasto? Mi sono piaciute, le lezioni iniziali, proprio cioè, dove abbiamo scoperto il QGIS, insomma, il GIS, la strumentazione. E poi un'altra lezione nel quale faceva vedere l'utilizzo anche didattico di queste, cioè, del GIS, quindi la mappatura, insomma. Perché posso utilizzarlo Certo. per quello che è l'attinenza con le Ah, mie vi dico subito una discipline. cosa, cioè il GIS in generale non è un settore tecnico, diciamo, nasce da studi che sono come quelli di sociologia, ma soprattutto in medicina. Cioè il GIS quando è che trova l'utilità? Quando è impiegato in qualcosa che non è solo pianificazione, urbanistica e altro. Per dire una cosa semplice, il primo studio di GIS, fatto ovviamente a mano, era il 1800, su uno studio di colera. A Londra c'era una propagazione di colera e come hanno trovato la fonte? Semplicemente perché un dottore, che adesso non ricordo
il nome, ma se lo cercate su internet esce subito fuori, posizionando la localizzazione delle persone che erano state contagiate, ha trovato la fonte perché erano tutte vicino a una fontanella. Quindi la fonte qual era? Era la fontanella, e questo l'ha fatto semplicemente con un'analisi che era che quello che vedremo, il geocoding, che è quello di andare a posizionare su un grafo stradale o su un indirizzario la posizione dell'ammalato. Quindi è così, cioè la funzionalità, l'uso, non è la tecnologia, è QGIS, è ESRI, è quello che è, ma è l'uso che poi dopo ne riuscite a fare voi. Vai, passiamo dietro così. No, no, a fianco passiamo, mo lo uso il microfono, vai, vai. Salve, io sono Capoccia Matteo, i miei studi sono in ambito ambientale, quindi nulla, anch'io mi sono trovato bene, è stato abbastanza interessante, e ovviamente trova molta utilità anche in campo certo, ambientale, per la dispersione di inquinanti, e nulla, quindi spero di trovare pronto uso, insomma, di ESRI nasce per studi sull'ambiente nel 69 in California, proprio su una persona che nasce con quella, con quello spirito. Vai, un'altra persona da un'altra parte e poi iniziamo. Allora, dimmi. La signora vuole parlare. L'anziana del gruppo. Ciao, io sono Paola e sono un'archeologa, lavoro già con i prodotti ESRI, avevo cominciato anni fa un dottorato di ricerca che poi ho mollato, cause familiari. Lavoro con Paolo Gull, che tu probabilmente conosci, sì. E da archeologa ho tutta una serie di necessità, di adempimenti per gli enti di tutela che ci chiedono la documentazione in shapefile e un grado di precisione gigantesco sulla cartografia che produciamo. Quindi io comunque dei prodotti ESRI uso il 5% delle loro possibilità, diciamo limitate a quelle che sono le mie esigenze lavorative. Ho visto che si può fare moltissimo, ho visto anche le potenzialità di QGIS, non riesco adesso a percepire bene la differenza filosofica che c'è alla base di chi schifa QGIS o di chi ce l'ha con ESRI. Ancora non riesco a capire bene le differenze e soprattutto non ho capito come funziona ArcGIS Online. Che sarebbe perfetto, perché noi facciamo appunto dei lavori sul campo, tipo delle ricognizioni topografiche, abbiamo bisogno, diciamo, di ottimizzare i tempi in modo da lavorare effettivamente sul campo e non fare data entry poi in studio, e quindi mi aspetto di capirci qualcosa di più. Ok. Non contrapponete QGIS ArcMap, sono due cose diverse che servono entrambi, cioè non è che uno fa una cosa, uno fa l'altro, dipende da quello che dovete fare. QGIS arriva fino a un certo punto. Ovviamente qual è il vantaggio di ESRI? Il vantaggio di ESRI è che ha già tutto, molte cose ha già molto fatto, cioè adesso riuscire ad apprezzare la cosa dell'ArcGIS Online insieme al desktop, perché è quello che rende, non stiamo parlando più di un software, ormai è una piattaforma, quindi è questa la differenza. Una volta, fino a due anni fa, questo non si riusciva a vedere, quindi al 90%, anzi diciamo il 75%, voi fate le stesse cose, Quantum GIS, ArcMap, ma se nel momento in cui bisogna incominciare ad andare un po' oltre, incominciate a vedere qual è la differenza. Quindi per studi come quelli di, ad esempio su studi archeologici, la parte 3D è fondamentale, e soprattutto anche la parte di cartografica. Quindi chi inizia ad entrare nello specifico, non c'è bisogno che io stia qui a dire quello che fa uno e quello che fa l'altro, perché chi entra lo vede da solo. Quindi la cosa mia adesso è centrare sull'ArcGIS Online, perché è quello che vi permette di poter entrare e capire qual è il vantaggio. Quindi per adesso faremo, così a parole vi dico un attimo come impostiamo queste giornate. Io farò 20 slide, adesso non mi ricordo quante sono, dove introduco la piattaforma, perché sono indispensabili per riuscire a capire quello che c'è dietro, perché tutto è lì, tutto è riuscire a capire un po' chi è che ha strutturato il software, che cosa pensava. Quindi se voi riuscite a capire questo, diventa tutto molto più semplice.
e poi entreremo operativamente nel fare le cose, ma le faremo insieme. Quindi impostiamo un lavoro e ce lo portiamo avanti. Ne facciamo presentare un altro? No, basta, basta, dai. Ti era piaciuto, eh? Non mi sarei vendicata. Come? Che mi sarei vendicata. La regia. Quindi oggi cercheremo di vedere questo, poi quello che rimane lo mandiamo al giorno successivo. Questi primi momenti cerchiamo di vedere qual è l'architettura. Non parliamo più di un solo software, quindi non è che stiamo a parlare del desktop rispetto a QGIS, ma di quello che c'è a disposizione. Incominciamo a vedere come si lavora col cloud, con l'ArcGIS Online. E per fare questo servirà anche vedere un po' il desktop, perché dobbiamo capire come dialogano, ok? Vedremo come l'ArcGIS Online entra anche nel desktop con alcune analisi, perché le analisi possono essere fatte o con i tool direttamente sul desktop, oppure sfruttando quello che vi dicevo prima, il geocoding, richiedere, trasformare un indirizzo in punti XY. È un servizio. Quello che fate con Google, che voi chiedete un indirizzo e vi dà un punto, quello è un servizio web. Voi state interrogando un servizio che a quel punto è messo a disposizione da Google o da Esdri e lui praticamente vi dà un risultato che è il punto XY. Vediamo quali sono i dati che possiamo mandare nel cloud e vediamo i tool. Nei tool dovrò fare un approfondimento, poi vediamo quando su quali sono, quindi vi devo spiegare anche che sono quei tool, quindi entrare un po' nello specifico dell'analisi. In particolare quelle più interessanti sono quelle di analisi dei network, delle reti stradali. E poi vediamo come si creano le applicazioni web, la faremo qui, creeremo un'applicazione web che utilizziamo direttamente. Poi vado avanti, questo entriamo nello specifico i giorni successivi. Quali sono i dati? Cioè, entriamo subito nello specifico. E sempre di più chi entrerà nel lavorare con i prodotti GIS si accorge che non c'è più solo lo shapefile. Lo conoscete tutti lo shapefile? Che cos'è? Lì qual è il dato? Nello shapefile c'è una tabellina Excel, è il DBF. Un dato è fisso, è lì. Il dato si è strutturato, quindi si passa ad esempio dallo shapefile al geodatabase. Il geodatabase lo conoscete, l'avete mai visto? Pochi. Già è una differenza tra QGIS e Esdri, è la possibilità di non lavorare con file così semplici, strutturarlo in un geodatabase è già avere qualcosa di diverso. Quando avete questa necessità significa che state facendo analisi, quindi dovete ottimizzare i tempi, che state impostando anche, e vediamo come, l'interazione con quello che viene all'interno della piattaforma. Quindi ci sono anche altri tipi di dati. Quando parliamo ad esempio di Big Data, che cosa stiamo parlando? È una cosa molto semplice. Tutti conoscete Twitter, tutti conoscete Facebook. Che cosa c'è? È un flusso continuo di informazione, che non è che si può prendere e si può analizzare, lo esporto. No, quello si crea un connettore e si analizza in maniera costante. Per fare queste applicazioni, ad esempio Esdri ci viene incontro con dei tool, e li possiamo anche vedere, cioè possiamo creare un'applicazione, magari, e questa è una delle più divertenti che sono pronte all'uso, dove faremo un'analisi con i dati streaming. Uno ricerca una parola e che cosa viene? Che tutti quelli che twittano, che magari hanno iOS oppure hanno il GPS su Android, la posizione è un'informazione che va dietro al Twitter. Quindi vedremo come questo uno potrebbe creare un evento, tipo questo qua, laboratorio dal basso, noi twittiamo e questa informazione riusciamo a utilizzarla in un'applicazione. E poi c'è tutta la parte fondamentale che è quella delle immagini. Penso che questo l'avete trattato, l'ho visto un po' nel corso, che avete visto la differenza tra dati vettoriali e dati raster. Quando le immagini sono tante, è difficile da gestire in maniera così come semplici file, quindi va organizzata. Quindi è sempre
la necessità che poi vi porta ad andare oltre. Ovviamente a che cosa serve il GIS? Non sto qua a dire. Noi vedremo come si organizza il dato, come si analizza. Poi non so se qualcuno di voi sviluppa. Pochi. E magari però vi do gli indirizzi, cioè magari vediamo qual è il sito di riferimento. Sviluppo web oppure sì? Ok, perfetto. JavaScript, perfetto. E poi vediamo come condividere con l'ArcGIS Online in questo caso. La cosa centrale che dobbiamo apprendere è che quando si crea l'informazione, adesso quello che ci permette di poter utilizzare la piattaforma è che tutto va nel cloud. Ovviamente siamo noi che lo decidiamo, ma tutto potrebbe passare dentro una web map, in maniera semplice. Quindi ho i miei dati, li mando su web, creo una mappa con quei layer e questa me la ritrovo sul tablet, ci faccio un'applicazione e così via. Quali sono i dati che ci troviamo? Ci troviamo le mappe, la cosa più semplice. Questo Esdri, ad esempio, le dà in maniera gratuita a tutti. Chiunque fa un'applicazione o sviluppa un'app ha a disposizione anche a livello commerciale. Questa è una differenza anche che dovete conoscere tra i servizi open. Cioè, quando voi utilizzate OpenStreetMap, ad esempio, lo conoscete questo? OpenStreetMap, sapete? Sì, OpenStreetMap. È un grafo stradale a disposizione di tutte. Google è a disposizione di tutto, però attenzione a utilizzare i dati, queste informazioni, perché dovete leggere le licenze d'uso. Ad esempio, OpenStreetMap, che cosa fa? Se voi fate un'applicazione con i vostri dati e utilizzate quel grafo, OpenStreetMap diventa anche lei stessa proprietaria di quel dato. Quindi questo può diventare, in fase di progettazione, un problema. Quindi dovete riuscire a gestire queste cose. Esdri quello che fa è vi mette a disposizione tutto, poi siete voi a gestire la cosa. Questo, c'è sempre un lato scuro, no? Quindi questo lo dicevano i Pink Floyd, però. E abbiamo le mappe, quindi, che vi dicevo, che sono gratuite. Abbiamo immagini a disposizione, come una delle mappe a base sono le immagini satellitari. Abbiamo i servizi, quello che vi dicevo, il geocoding è un servizio. Abbiamo la possibilità di mandarci i nostri dati, quindi come ce li mandiamo, interagire con i social media, quindi e vediamo come. E poi c'è tutta questa seconda parte che è, diciamo che è quella più interessante in questo periodo, cioè utilizzare sensori, no? Si parla tanto di smart cities, ma che cos'è? Una grossa parte tecnologica nell'uso della città. E c'è tutta questa parte di tecnologia che fa questa cosa qui. Ad esempio i sensori è lo stesso tool che analizza i social media, perché si parla sempre di big data, quindi è sempre un dato in streaming. Dov'è che ci viene incontro l'ArcGIS Online? È sulla condivisione, perché è molto orientato al social. Quindi vediamo come ci sono i commenti, come ci sono i gruppi, come si creano queste... E questo ci permette, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni di poter creare gruppi di lavoro che condividono i dati, perché chi ha avuto la possibilità di lavorare in pubblica amministrazione soprattutto, si accorge che la difficoltà è sulla condivisione dei dati. Quindi come si riesce in maniera semplice a condividere? Non c'è più bisogno di mettere su un'architettura server dove c'è un grosso dispendio, adesso c'è il cloud che ci viene incontro su questo. Quindi la tecnologia ha avuto un suo percorso. Come dicevamo, lo shape file all'inizio, che cos'è? Tutto è il primo, era tutto basato su un file. Quindi in che cosa si traduce? In milioni di cartelle all'interno di un PC con 100.000 shape file, magari anche ripetuti, quindi disorganizzati. Poi si passa a una parte, perlomeno dove c'è un database, ok? Quindi già un'organizzazione. Il geodatabase, come dicevo, è anche questo tipo di organizzazione. Poi si passa a quelli più evoluti e oggi siamo arrivati a questa parte qua, nell'ultima parte, dove c'è la parte cloud. Quindi come riusciamo a arrivare con le web app su un desktop oppure sui tablet? Perché c'è sempre il cloud che ci viene a disposizione.
e vediamo come poi, questo lo vediamo l'ultimo giorno, come questi servizi entrano anche dentro Excel e PowerPoint. Quindi noi possiamo utilizzare anche in questo modo soluzioni GIS con Excel, quindi dentro Excel, e questo poi vediamo come si installa anche. Tutto questo discorso per dirvi che non c'è più, è perché si è diffuso l'uso, non c'è più il professional GIS, cioè quella persona che sa tutto di GIS, ma risulta diffuso. Vi racconto brevemente che cosa c'è dentro ArcGIS Online e che cosa ci permette di fare. Ci troviamo le mappe, come vi dicevo, ci troviamo i dati, e adesso li vediamo, le applicazioni e i tool. Come si fa a mandare le cose su ArcGIS Online? Ci sono vari modi. Quello più professionale è continuare a utilizzare il desktop, perché è lì che c'è la parte centrale, dove si fa tutta la simbologia e tutto. Vado avanti. Questi sono i siti di riferimento. Esistono tre siti, e adesso noi ne vediamo uno, che è quello dell'ArcGIS Online. Però per il sito per gli sviluppatori c'era un altro sito che da poter usare, perché qual è la differenza? Entro subito nel dettaglio. Come si utilizza l'ArcGIS Online? Lo vediamo direttamente dal sito, così vado veloce. Quello che vediamo sono le applicazioni pronte all'uso e quello che utilizzeremo. In particolare vedremo il Collector. Il Collector è un'applicazione che potete tutti scaricare, basta cercare Collector for ArcGIS da Android o iOS. Quindi è quello che poi utilizzeremo per utilizzare i tablet oppure il telefonino, che ci permette di poter connetterci ad ArcGIS Online. Con la dashboard creeremo un cruscotto, sempre la stessa cosa, c'è una web map, quella web map contiene dati, e con quella dashboard possiamo creare grafici, interrogazioni, tutto intorno ad una mappa. Avete parlato di open data? Poco? Questo è fondamentale per la pubblica amministrazione, sempre più si utilizzano e la pubblica amministrazione avrà necessità di diffondere open data. Con l'ArcGIS Online c'è la possibilità di creare un sito e gestirlo in maniera semplice per gestire dati geografici per la pubblica amministrazione. Vado avanti perché questi li vediamo. Ok. Vediamo di che cosa parliamo. Il sito è, andateci qua, siete connessi su web? La password è questa qua del wifi. E già questa è l'interfaccia, la cosa più semplice. Voi avete la possibilità, questo è il punto d'ingresso, quindi se ricercate arcgis.com incominciate ad entrare dentro l'ArcGIS Online. Anche questo che vedete è tutto personalizzabile, quindi questa prima parte si può trasformare magari in questo, cioè voi riuscite a gestire, a personalizzare anche la parte web, perché in teoria questo spazio è dato alle organizzazioni, quindi a un gruppo di lavoro che crea un portale dove poter spedire i dati. Come si accede? Ditemi se ci siete, se avete visto questa pagina, vi faccio vedere come si entra. Intanto vi parlo. Mi sa che abbiamo abbassato la banda.
Ok. Quando si fa accesso abbiamo varie possibilità di poter creare una sottoscrizione. E ne avete fatta per caso una? Vi è mai capitato di doverla fare? Se non l'avete mai fatto, esistono tre modi principali per utilizzare ArcGIS Online. Io direi di provare a fare quello gratuito per adesso, a 30 giorni, perché vi dà la possibilità di poter testare tutto, ok? Nel senso, ho un'organizzazione con 5 persone, 5 utenti che posso gestire. Poi esiste un account pubblico, che chiunque questo lo può fare e rimane per sempre, con delle limitazioni d'uso. Limitazioni d'uso che, ad esempio, la più grossa è che non posso trattare layer più di 1000 record. Quindi se ho tutti i comuni italiani, 8300, 8700, quanti sono, non li posso mettere in un unico file. Questo è un limite. Però potete fare molte cose. Poi esiste un altro sito di riferimento, che è un'altra modalità. Diciamo che sono uno sviluppatore web, e ho necessità di dover testare tutto. Ho un'altra modalità di accedere al dato. Perché devo gestire i dati? Perché devo creare un'applicazione web? La devo provare? E questo, anche questo è tutto gratuito. Stanno uccidendo. Quindi anche da qua potete creare un account. Le differenze quali sono? È l'uso. E vediamo poi dopo nello specifico, quindi riuscirete a capire qual è il modo migliore, perché qui ho a disposizione un tot numero di crediti, pochi, ma sempre. Con quello gratuito a 30 giorni ho un pacchetto più grande, però dopo 60 giorni scade. Mentre parlo, provate a fare quello gratuito a 30 giorni, così... Perché è lento? Ma con la connessione invece da rete, però è attaccato ai computer. Sì. La connessione, come? Il desktop. Non c'è in maniera quello trial, è quello, cioè c'è la versione iOS. Non riuscite ad accedere? Vabbè, intanto provate. Lo dovete creare una sotto. Sì, dovete creare un profilo e. Come? Questo. Questo qua. No, bisogna sempre fare un account. Bisogna sempre fare un account. Certo. Dimmi. Ma quello gratuito? Uso. Sì. Ok. Voi quale? C'è quello basic anche. Singolo.
Io mi stacco dalla rete, mi sa. Vediamo. Così almeno uno lo tolgo. Quando si crea l'account, intanto ve lo spiego. Mentre ve lo spiego, voi cercate di andare avanti. Poi, se vi serve aiuto, chiedetemi, quindi stoppatemi. E nel momento in cui abbiamo fatto una sottoscrizione, quindi nelle tre modalità, si ha a disposizione uno spazio. La mia organizzazione, questo spazio lo gestiamo noi, quindi anche il look, quello che vi dicevo, della pagina, la gestisco dalla mia organizzazione. Forse gli vado bene. E qui vediamo un po' come funziona. Cioè, innanzitutto la sottoscrizione, quella base, in questo caso anche quella a 30 giorni, ha 5 utenti. Quindi ho 5 persone che posso gestire in questo gruppo e ho un tot numero di crediti. In questo caso voi avrete, mi pare, 250 crediti che mi serviranno per poter utilizzare l'ArcGIS Online. Ovviamente, come tutti i servizi cloud, se io vado a richiedere un servizio, vado a richiedere ad esempio quello che vi dicevo, le analisi, se vado a fare le analisi vado a consumare dei crediti, quindi devo sapere come si consumano i crediti dentro ArcGIS Online e ve lo spiego. Che cosa c'è che ci permette di poter lavorare? Quello che ci permette di poter lavorare è che riusciamo a spedire nel cloud i dati. Quindi abbiamo questo spazio da poter gestire. In modo, si creano delle, in maniera molto semplice, si creano delle cartelle, perché è uno spazio di lavoro, e vediamo come ci sono tutta una serie di layer, tutta una serie di oggetti. Dentro l'ArcGIS Online ci posso mettere le immagini, ci posso mettere anche un Excel, è uno spazio, come dicevo, uno spazio cloud, ma ci possono stare anche i tool di analisi, perché anche dentro lo stesso ArcGIS Online, che cos'è? Una community. Quindi qualcuno magari ha già sviluppato qualcosa che ha messo a disposizione là, a noi quello ci serve e ce lo andiamo a prendere. E poi ci sono, come vi dicevo, il cuore, quali sono? Le web map, sono quelle che gestiscono che collegano tutte le cose. E ne apriamo una. Anzi, vediamo quell'altro. Quando apro qualsiasi elemento, molto importante dei dati, se non ve l'hanno detto, è la parte del metadato, cioè sapere che cos'è quell'oggetto. Molte volte vi troverete a dover utilizzare cose che non avete prodotto voi, quindi è fondamentale questa parte. Quando vi dicevo che è orientata al social, l'ArcGIS Online, perché? Perché su ogni informazione c'è una parte di descrizione che dovete gestire. Se stiamo pensando che questo dato lo deve leggere qualcun altro che non siamo noi, che l'ha prodotto, quindi è importante anche che gestiamo questa parte. Qui già vediamo qualcosa. Quando noi lavoriamo con web, che cosa c'è? Che non c'è più un file, ma c'è un servizio. Quindi non sono più i CSV, non sono più gli shape, ma si trasforma tutto in quell'indirizzo. Questi sono servizi, chi lavora con Esri, ma pure con altri, loro con dei servizi web. Esri utilizza i servizi REST, che sono un modo aperto comunque, non è proprietario di nessuno, è una modalità, per interrogare le informazioni che stanno su web. Qui c'è scritto che cosa possiamo fare con questi dati, quanto è grande. E poi ci sono alcune caratteristiche che vedremo un po' come si utilizzano, cioè potere da qui, dalla parte online, possiamo gestire anche quello che andremo a fare fuori.
siccome c'è la possibilità di poter lavorare anche offline, creo un dato, lo metto su web, lo apro con il tablet e decido di, per qualche motivo, qual è il limite di lavorare col web? È che uno deve essere sempre connesso. Da quest'anno c'è la possibilità di poter lavorare anche offline, nel senso, mi prendo un pezzo di mappa, mi scarico sul telefonino oppure sul tablet il pezzo della mappa con i dati, lavoro offline, stacco la rete, vado in campagna, vado dove voglio, faccio il rilievo, riattacco l'online e faccio la sincronizzazione. E questa è la differenza tra utilizzare la piattaforma, che ci sono tutte queste cose che ci permettono di poter lavorare subito. E poi quella fondamentale, a parte dei commenti, se c'è qualcosa che non, soprattutto quando i dati sono di qualcun altro, qui si può dialogare con chi ha creato quel dato. Quindi qualche problema, non hai finito di fare questa cosa, si può utilizzare questa parte. Tutte le web map, io le posso aprire direttamente su web, utilizzando l'ArcGIS Online, oppure mi scarica un pacchetto che mi apro nel desktop, gli stessi dati. Voi cercate sempre di fare la sottoscrizione? Che dice? Penso che sia lento. Perché se riusciamo a fare la sottoscrizione, creiamo i gruppi, vediamo anche come ci passiamo i dati fra di noi. Hai fatto? L'avevi già fatta? Quindi tu stai a posto. Adesso vediamo come. Quindi una c'è, due c'è, perché ok, perché magari lavoriamo in gruppi, che forse è più semplice, perché vediamo dopo come si crea, come riusciamo a dialogare fra organizzazioni. È quello che permette di poter unire le risorse. Adesso vediamo come si creano qui dentro le informazioni. Voi intanto dovete riuscire a fare quello e poi dopo vi stoppate quando create l'organizzazione. Ok? Poi seguiamo questo e quando arriviamo sui gruppi vediamo di creare le cose. Questa è l'interfaccia. È l'interfaccia dell'ArcGIS Online. Forse mi taglia un po' il lato, va bene. Da qua io gestisco i dati, la simbologia. Se vi ricordate, vi faccio vedere un attimo una cosa, per ritorno un attimo alla slide. Ricordatevi questa, l'ultima parte. L'ArcGIS Online si posiziona a metà. È lì che dobbiamo gestire l'interazione con la mappa. Cioè, quando clicco su un punto, quello che si apre nel pop-up, come deve essere fatto quel simbolo, quando deve essere visualizzato, sono tutte cose che io gestisco nell'ArcGIS Online. Nel momento in cui imposto tutte quelle cose, le mando su web e quando faccio le applicazioni poi vediamo che cosa sono i template, oppure con il tablet vado a interrogare la mappa, è da quel lato a metà che io ho impostato tutti gli oggetti. Da sotto che cosa vengono? Vengono i dati che io posso andare a pescare dentro server di qualcun altro. Vi dicevo, la parte, gli open data stanno crescendo molto, quindi molti comuni, molte organizzazioni i dati li mettono a disposizione. Quindi se voi li cercate su web, esistono, cioè andate lì. Il comune di Firenze mette a disposizione milioni di dati, grafi stradali, tutti i civici, li mette a disposizione, stanno là, già in maniera geografica, ma molte altre regioni. Adesso non conosco bene la Puglia. Non
Non si sente? Non è... Ma perché, giusto perché ho i dati, eh? No, di verità, io lavoro qui. Qui. Però... Si sente? Però abito qui. E sono 70 chilometri. Cioè, quindi... La soddisfazione questa cosa. Ok. Come vi dicevo, quindi, l'ArcGIS Online sta a metà, quindi è qui che dobbiamo gestire ovviamente anche i dati. Da dove li spedisco i dati lo vediamo, perché io l'informazione la posso creare qui, la posso creare nel desktop, in Excel, c'ho vari modi di poter creare il dato. E adesso vediamo il modo in cui dall'ArcGIS Online spedisco e creo il dato. Da qui, brevemente, da qui, sì, aspetta che taglio un po'. Da qui ho sempre la possibilità di tornare indietro, quindi se voglio tornare ai miei contenuti, alla mia organizzazione, ritorno da qua. Le mappe di base, ecco, vi avevo detto prima, veniamo così a caratteri generali. Spengiamo anche tutti i layer. Quello che vi dicevo, che cosa c'era dentro ArcGIS Online? Le mappe di base. È la cosa più semplice. Questo dalla versione, penso dalla 9.3, per chi conosce Esdri, sono iniziate ad arrivare. Quindi le mappe di base, noi ce le abbiamo sempre a disposizione. Ovviamente qual è il limite di queste mappe? Dipende da quello che devo fare, perché se io scendo troppo di dettaglio, queste arrivano fino a una scala di 1 a 1000. Se io devo andare a fare un disegno di dettaglio sotto all'1 a 1000, ho bisogno della mia cartografia, non basta più questo, perché se devo fare una cosa di dettaglio non mi posso accontentare della grandezza di questo, di questa strada. Questa è una rappresentazione. Rimaniamo quasi poi. Vediamo quali sono le immagini satellitari. Quali sono queste? Queste immagini satellitari sono aggiornate più o meno ogni 2 anni. Ogni anno e mezzo, più o meno come Google, ok? Penso che voi nel corso l'avete visto queste cose di Google. Sono due fonti diverse. Questa è la Digital Globe, che fornisce queste immagini. Ovviamente queste basi che vedete stanno su tutto il mondo, non è che sono solo sull'Italia o solo su Roma. Potrebbero essere diverse da regione in regione, da posto a posto. Posso aggiungerci quest'altra, mi mette anche le label, quindi si vedono poco, ma ci sono anche le label sopra i nomi delle strade, sopra le immagini, si vedono poco. Questa invece è tutta incentrata sulle strade, quindi qui ho più informazioni relativa alle strade e gli edifici. Ovviamente nel centro di Roma ci sono pure gli edifici. Lo zoom poi a un certo punto si blocca. Ah, una cosa, invece nelle immagini... Ah, si blocca qua. Quest'altra è quella che quando si lavora si usa più spesso perché è meno invasiva. Cioè lavorare con le immagini è pesante. Mentre questo è un colore flat sotto che ci permette di poter lavorare. Io ho anche l'informazione da fuori, del 3D del terreno, vedete? Questo ci permette... La cosa che c'è a disposizione, poi lo vediamo nelle analisi, è che questi, ad esempio il 3D, la differenza tra, qual è? Tra Google, ad esempio, e queste basi?
E queste non sono solo basi, cioè lì c'è il 3D, ma poi il 3D me lo ritrovo anche nelle analisi. Quindi per questo volevo che installavate la 10.2 al desktop, perché poi vi ritrovate dei tool dentro il desktop che prendono questi dati qua. Per chi conosce un po' il DEM, è la forma del terreno, e ci permette di poter fare delle analisi. Cioè un'analisi scema è: io mi metto qua, clicco su quel punto, tutto quello Sì? Metadata. Che cos'è? Non ho capito. Sì. No. Ah, una cosa. No, parlavo di open data. No, parlavo di open data. Quello che stiamo vedendo qui sono tutti open data. Questa cosa qua, monumenti, musei, teatri, auditorium. Vi faccio vedere quanti punti sono. Arrivano, eh. È lento. Dopo, quando facciamo pausa, io mi collego con la chiavetta, magari è più veloce. Tutti questi che vedete che ancora non arrivano in mappa, praticamente sono dati open. Dal sito, praticamente molti comuni hanno opendata.com. Anzi, ho detto una cavolata, è dati.comune.roma.it ad esempio, ha il portale degli open data. Gli altri comuni si può ricercare, ovviamente i più grandi lo hanno già. Ad esempio questo. È una cosa molto interessante, ad esempio su Comuna ci sono tutti gli esercizi commerciali che sono stati georeferiti, magari vi posso far vedere la mappa, e sono 90.000 punti, quindi 90.000 negozi a Roma, vi ritrovate come open data, la posizione degli indirizzi. Ah, ecco. No, avevo solo bloccato lo zoom. Vedete? Tutti questi erano indirizzi che sono stati trasformati in punti geolocalizzati. Così vi racconto anche le analisi che sono state fatte. Poi questi punti si sono trasformati in un dato che è dentro un poligono. Quindi sapere quanti, vedete, quanti monumenti, quanti beni archeologici, per ogni, è come se avessi fatto questa analisi, diviso il territorio invece di zone in esagoni. Questo ci permette di poter lavorare con le densità. In che senso? Se di solito si lavora con magari le zone di censimento oppure una zonizzazione, municipi, ma dopo andare a lavorare con questo, che cosa ci comporta? Ogni volta che, se noi vogliamo vedere esattamente quel dato, lo dobbiamo vedere sempre in due maniere: o lo vedo con una densità
o lo vedo col numero totale. E questo è, invece se io lavoro su una zona dove l'area è sempre la stessa, io non devo più lavorare con le densità. Quindi è un vantaggio da questo punto di vista. Lavorare con l'esagono poi è una fissa mia forse, ma viene da applicazioni anche di analisi di tipo militare, oppure perché cosa ci permette? Di poter fare analisi anche con un quadrato o quattro direzioni, mentre con un esagono riesco a prendere anche altre direzioni, quindi posso individuare delle relazioni che non vedrei. Ad esempio questo qua, per farvi vedere poi dopo l'ArcGIS-Online che cos'è, è un tool che ho utilizzato, lo vediamo dopo, nel desktop per creare questi esagoni. Ma non è che io sapevo crearli gli esagoni, c'era un tool dentro l'ArcGIS-Online che qualcuno aveva fatto, io ho preso e gli ho dato in pasto il perimetro del comune e lui mi ha fatto gli esagoni con l'area che dicevo io. Quindi vediamo come si creano questi oggetti. Ritorno un po' a bomba. E le altre base map sono semplici. Cioè una è questa, che mi toglie alcune informazioni. Dipende sempre a che livello devo lavorare, perché se io devo fare un'analisi su tutta l'Italia, magari ho bisogno di questa e non di quell'altra. Una molto simpatica è quest'altra del National Geographic, che è orientata più verso la comunicazione, quindi se dovessi, con Esri c'è la possibilità di fare, se vi interessa poi lo vediamo nell'ultimo giorno, decidiamo come, guidatemi anche voi, quindi se trovate delle cose che vi interessano di più rispetto agli altri, nei momenti di pausa me lo dite, io cerco di andare verso quella parte. C'è la possibilità di fare dei tour, cioè io faccio un viaggio, oppure voglio raccontare una cosa, attraverso immagini, video e punti. Quindi potrei utilizzare questa base che è più di impatto, mettendo dei punti, mettendo e raccontando una storia. Si chiamano story maps, storytelling. Questo non so se l'avete un po' sentito. E si creano in maniera semplice, cioè dei tool che ci guidano nella creazione. Sì. No, vabbè. No, ovviamente. Sì? No. Sei all'interno della... Devi dare i nomi alla tua organizzazione. Quando facciamo pausa... Facciamo queste cose dove... No, seguiamo qua adesso. Poi nel momento di pausa vengo io e cerchiamo di fare alcune. Ok. Vediamo come si aggiungono i dati. Ho varie modalità. La cosa più semplice è che io ho dei file, ok? Quindi aggiungo layer da file. Ah, comunque se non avete l'organizzazione sull'ArcGIS Online comunque potete entrare, eh? Siete entrati perlomeno nella pagina, anche senza organizzazione, da qua. Vado direttamente dentro mappa. E ci state dentro. Poi basta fare modifica mappa e questo mi abilita alcune cose. Questo lo posso vedere. Andiamo a vedere quali file possiamo aggiungere. Allora, da qui posso aggiungere un CSV o un TXT, vediamo adesso come viene fatto, da Excel salvo con nome e faccio un CSV, dove dentro ci deve essere un'informazione geografica,
quali sono le informazioni geografiche che possiamo aggiungere, o perché già in qualche modo abbiamo già le coordinate, è la cosa più scema, oppure perché c'è un indirizzo. Quindi c'è un indirizzo, che cosa succede? Mi fa un'analisi. Quindi ricordate che quando c'è un'analisi c'è un consumo di credito, quindi questo lo dovete gestire. E adesso vi spiego come. Prima vediamo quali sono i tipi di file. Poi ve li lascio questi così li vedete e li potete provare. Non ho fatto in tempo a farlo prima. Vediamo questo. Che versione di Excel avete più o meno installato sopra? 2010? Tutti 2006? Qualcuno ha 2010? Di Excel? Dovremmo lavorare a gruppi comunque, perché questo mi serve per dopo. Perché dal 2010 in poi, vedete che c'è una cosa qua. Ma forse è un po' sfocato. È un po' sfocato, no? Siete bene? Cioè, veramente c'è un tool. No, è massimo così. C'è un tool che io mi posso scaricare dal sito di Esdri, Esdri Map for Office, e mi entra l'ArcGIS Online dentro Excel. Questo lo vediamo poi più avanti. Accedo con quello che io ho fatto, la sottoscrizione, e lavoro qui con i miei dati. Cioè io potrei crearlo anche da qua, quel dato. Ok, per adesso vediamo come era fatto questo file. Importante che, come vi dicevo, c'è un'informazione geografica. Quindi in questo caso longitudine e latitudine. Negli altri corsi avete parlato dei sistemi di riferimento? Tosti. Due cose da sapere. Tanto in Italia si lavora con due sistemi principali di riferimento, o Gauss Boaga o UTM. Per lavorare su web bisogna trasformarli tutti in VGS 84, Web Mercator, quello che sia. Ci sono vari tool, io vi potrei far vedere come si fa con Esdri, ma questo è indifferente, potete farlo in qualsiasi modo. L'importante è che ho quelle coordinate. Da quelle coordinate, come in questo caso, poi vediamo cosa si fa con l'indirizzo, quindi ho questo file, ok? Faccio vedere la cosa più semplice. Proprio la cosa più semplice è questa. Ho quel file che abbiamo visto prima, prendo e lo trascino, cioè proprio lo prendo e lo trascino nella mappa, lo lascio, fatto, e mi ha messo i punti. Questo perché i longitudine e latitudine erano in VGS 84, se no fa casino, nel senso ve lo trovate in Africa, quindi è quello. Quando è questo c'è un problema nel sistema di riferimento. I problemi sono di solito, potrebbe essere pure che sono invertiti in longitudine e latitudine per quello che prende lui, quindi ve lo trovate all'opposto, oppure perché erano in VGS, dovevano essere in VGS 84. Avete la possibilità anche da prenderli da qua le coordinate. Qui dentro misura ho la possibilità di prendere le coordinate, quindi mi potrei mettere su un punto e sapere, vedete, me lo prendo da lì, clicco qui e mi prendo le coordinate. Al contrario. Quindi il drag and drop. Questo era il drag and drop. Altro modo, scelgo il file. Vado a prendere un file che non ha le coordinate, ma ha solo l'indirizzo.
Quando inserisce coordinate non c'è nessun consumo di credito. Quindi adesso entro nel dettaglio dei crediti, quindi vediamo come gestire questa cosa. Dov'è? Ok, prendo quest'altro che è uguale, fatto allo stesso modo. Ovviamente lui si porta tutti i dati che stava dentro Excel, eh? Quindi se io dopo vado a cliccare si è portato dietro tutti i dati. Importa. Che cosa succede adesso? Che non essendoci longitudine e latitudine, lui ricerca un campo indirizzo. In automatico, siccome io l'ho chiamato indirizzo, lui questo lo ritrova subito. Che lui si crea. Questi sono tutti i campi che c'erano, nome campo, dentro quel CSV. Quindi era la prima riga. C'era il nome del teatro e c'era un campo che io avevo chiamato indirizzo. Adesso, per fare questa trasformazione da indirizzo a punto, mi richiede lui qual è il campo indirizzo e io glielo devo attribuire. Se io ad esempio l'avevo chiamato via, questo non era in maniera automatica, dovevo dire che via era il campo indirizzo. Poi gli devo dare l'indirizzo e il comune. Potrei fare la stessa cosa se io avevo dentro quell'Excel, avevo il nome, solo il nome del comune. E il risultato qual era? Magari non mi ricordo se vengono dei poligoni o vengono dei punti sul centroide. Mi sa che vengono dei poligoni. Viene il poligono del comune proprio, direttamente. Possiamo provare a farlo, dopo lo facciamo. Poi posso farlo col prefisso internazionale se sto lavorando con tutti i dati del mondo. Oppure il codice avviamento postale. Che cosa c'è che non vedo? C'è un servizio qua. Quello che vi dicevo, ci sono i servizi dentro l'ArcGIS Solare. Un servizio di geocoding. Questo è geocoding. Fisicamente che cosa c'è? C'è un grafo stradale di tutto il mondo dove per ogni arco stradale ho civico iniziale e civico finale. Che cosa fa lui? Ricerca dentro questo database, in questo caso messo a disposizione da Nokia. Così, giusto per sapere, i dati che avete dentro i Nokia era quello che una volta era Navtec, che poi è diventato adesso si chiama IR. Quindi tutti i dati che mette a disposizione, che avete dentro i Nokia, le mappe, Bing e tutto, è IR. E questi grafi qua sono quelle informazioni. Quindi che accuratezza ha? L'accuratezza è data da quel grafo. Quindi gli errori che trovate è perché o non c'è, quel di solito è sul civico, che magari non c'è quel civico. Altri errori possono essere dati semplicemente dalla stringa, in base a come voi scrivete quell'indirizzo. Dovete imparare a scrivere quell'indirizzo magari in maniera corretta. Ok. Comune, comune. Vado, ho lanciato. E sono quest'altri. Ed si è portato dietro tutte le informazioni che stavano dentro. Quello che devo fare attenzione è sulla posizione. Dall'ArcGIS Online non riesco a vedere bene il risultato. Dal desktop ho tutte le possibilità di sapere come è andato questo cambiamento, questo matching, no? E mi dà la percentuale di accuratezza. Questo magari a gruppi poi lo possiamo vedere, perché cominciamo a vederlo quando vi dico desktop, che cosa significa? Stessa mappa, questo è il desktop, quindi è l'ArcMap. C'è una cosa, la prima cosa da fare è che da qui, vedete, c'è un sync-in. Quando faccio questo sync-in, vado a connettere il desktop a una sottoscrizione ArcGIS Online. Questo con calma lo vediamo, eh. L'importante è fare la sottoscrizione, perché magari
si può accedere anche a più persone con la stessa sottoscrizione, non c'è un limite. Quindi voi con quella sottoscrizione potete accedere da 10 computer, 20 computer. Non è quello, tanto è il credito quello che guida. Fare questo sync-in che cosa fa? Dalla versione 10.1 in poi abilita qui sotto una serie di cartelle. Una cartella è quella dei tuoi dati, i dati nel cloud, che sono, in questo caso ne ho tanti, ma e ad esempio questa cosa qui degli esagoni, vediamo se la ritrovo, ad esempio questa è la stessa che sta nel cloud, non so se è proprio identica, ok. Ci metto un po', ecco, è un dato diverso, è sempre lo stesso dato, è vestito in maniera diversa, adesso riarriva, questi rossi qua, se dico colori strani è perché sono daltonico, quindi qual è la differenza tra quei due dati? È che uno sta in ArcGIS Online e me lo ritrovo qua sotto, e l'ho trascinato e l'ho buttato di là. In ArcGIS Online, se vi ricordate dove stanno quelle cose, poi 10 minuti e facciamo una pausa. Quelle cartelle, quei dati che vedete di là, praticamente è tutto quello che sta qui dentro, dentro i miei contenuti nel cloud. In questo caso Hexagon è questo. È questo dato qua, che sta qui, me lo ritrovo di qua, qui dentro, e lo posso utilizzare. Utilizzare significa anche nelle analisi, quindi utilizzare proprio come un dato. Insieme a questa cartella ne si abilita un'altra, che è questa, è quella dei servizi, cioè dei servizi come questo di geocoding che ho direttamente anche nel desktop. Quindi la cosa di trasformare i punti, indirizzi in punti, lo posso fare dall'ArcGIS Online in quel modo, oppure da qua, utilizzando questo tool. Dati da georeferire. Adesso non me lo apre. Ah, nella cartellina. Qua. Vedete? Tasto destro su un file CSV che è lo stesso, ho questo geocoding address. Con questo faccio la stessa cosa, solo in maniera molto più, diciamo anche più professionale, perché qui si porta dietro anche tutti i dati del geocoding, anche con quello che vi dicevo, l'accuratezza. Perché poi dove possono nascere gli errori? Gli errori nascono nel senso che nel momento in cui non trova il geocoding, lui comunque un punto lo mette, quindi lo può mettere o su una strada, che è al centro di una strada, quindi se non trova i civici lo mette al centro di quell'arco stradale, oppure se non trova la strada neanche lo mette in un punto che è il centroide del comune. Quindi magari voi andate a fare un'analisi, vi trovate delle concentrazioni strane su un punto specifico, è perché lì vi ha messo, in questo caso Roma è torno da queste parti qua, vi ha concentrato tutti quei punti che non trovava, quindi magari vi trovate degli errori dopo. Vediamo questa e poi facciamo pausa. Vediamo quali dati ci mette a disposizione Esdri, perché ce ne sono alcuni che sono interessanti. Oltre a tutti i dati, c'è proprio cerchia dati in Esdri. Esdri mette a disposizione, vedete, qui sono centinaia di dati che uno può utilizzare, ma ce ne sono alcuni che sono tipo questo,
traffic sono i dati di traffico in tempo reale. Questi sono, come dicevo, dentro Esri ci sono i partner. Un partner è sempre IAR, che oltre alle mappe di base, ai grafici per fare il geocoding, fa anche questi servizi qua. Questo è il traffico adesso che c'è, a che ora? Alle 10:30 a Roma. Vedete? Tutto rosso? Ovviamente il raccordo. E sono di due tipi, questo ve li devo spiegare perché questi dati li possiamo utilizzare anche per le nostre analisi. Quindi se noi vogliamo fare un calcolo a percorso oppure creare dei bacini di utenza, è quello che magari faremo, utilizziamo questi dati per dire tutto quello che c'è a 5, 10, 15 minuti da un punto. E questo lo puoi fare adesso, fra 5 minuti, fra 20 minuti, in un giorno specifico della settimana e dà risultati diversi. Dà risultati diversi perché ci sono dati di due tipi. Segniamo il dettaglio. Questi li potete vedere, se voi da quello fate aggiungi dati da Esri e cercate traffic, esce fuori. Quali sono i dati che ci sono qua dentro? C'è un dato storico di traffico, quindi tutti quelli che utilizzano, che hanno un Nokia oppure che utilizzano navigatori dove c'è IAR, loro prendono le velocità con cui percorrete gli archi stradali. Con quei dati riescono a fare questo tipo di analisi e su ogni arco stradale, per ogni 5 minuti, voi avete velocità diverse da poter utilizzare nelle analisi. Il dettaglio, ovviamente, più vado nello zoom e più escono altre informazioni. È su tutta la rete. Ovviamente il dato storico sta su una porzione dove è possibile che il campionamento su delle velocità su quegli archi lo permette. Stessa cosa sul dato live, è su una porzione ancora minore della rete, questa. Ovviamente dove in real time è possibile perché passano tanti... Vediamo se mi becca qua. Vediamo. Ah, con questo mi centra la posizione dato live qua, c'ha poco senso, no? Vediamo un dato storico. Questa è topographic. Mi sa che più di questo. Però mi pare che non è aggiornato, che è internet. Ah no, no, è andato via internet. Adesso è tornato. Adesso dopo io mi connetto con la chiavetta. Vabbè, facciamo pausa perché così adesso mi riconnetto e...
riprendo un attimo dove ho lasciato prima, per farvi vedere che c'era anche un'altra cosa, ci sono anche gli incidenti sul grafo. Un altro dato, che cos'è questo? A livello nazionale i dati vengono dati dall'istituto che si occupa dell'infomobilità. Quando viaggiate, c'è cioè, ACI, Viaggiare, Informati, rilevano probabilmente sulla viabilità ovviamente autostradale e alcune strade statali anche gli incidenti. Te che c'è una cosa... Ovviamente qual è la differenza? Ad esempio vedete qui, non è che a Londra oppure dalle altre parti gli incidenti sono di più dei nostri, è quanto sono probabilmente loro, quando vi parlavo di open data, diffondono l'informazione. Quindi noi riusciamo a farlo solo sulla viabilità autostradale, gli altri lo fanno anche in maniera più accurata. Questo basta che voi, per trovare questo layer, quello che vi dicevo, modi di cercare di creare, portare dentro i dati, se voi fate così, aggiungi da sfoglia layer mappa esterna. In ArcGIS Online, cioè era aperta lì la mappa. Mappa. Qual è la pagina? Questo qua, adesso lo rifacciamo insieme, guarda, lo tolgo, rimuovi, l'ho rimosso, no? Ok, abbiamo visto praticamente due cose, faccio un attimo un riassunto, abbiamo visto due cose, io ho il dato, poi adesso ve lo condivido e lo provate a caricare voi, ho il dato e lo carico dentro, quindi aggiungi da file, ok? Le modalità sono due, aggiungi da file. O lo vado a ricercare o dalla cartella. Dalla cartella lo trascino dentro. Ok, questo è quello semplice. Aggiungi layer. In questo caso vado a prendere un layer di Esdri proprio, quindi non è mio in questo caso. E lo vado a cercare, sfoglia, quindi entro dentro questa parte. Questo layer si chiama World Traffic Service, quindi lo devo andare a ricercare. Lui parte così. Aspetta, lui parte così. Sì, no, lui, questo è senza scrivere niente, ok? Quando aprite trovate questo. Poi cercate traffic. Sì. Come layer. Aggiungi come layer. Sì. Il tempo che ci mette è quello di caricare... Come layer.
traffic. Ricercalo come parola. Sono tanti, è difficile se non darlo a... Prova a aggiungere un altro, ve ne dico un altro. Se cerchiamo Italy, sì. Vediamo che ce ne sono due. Faccio vedere questo che è interessante. Aggiungiamo questo. Lo trovate questo? Service, World Traffic Service. No, come layer. Ok. Che senso fa diverso? No, c'è pure da esteri, sono due cose diverse. Tu, allora, hai sbagliato a fare l'organizzazione, sei con un account pubblico. È quella la differenza. Questa è una differenza tra l'account pubblico e l'account, quello trial a 60 giorni. Perché questi contenuti sono, è quello che dà in più Esdri per quelli dell'organizzazione. No, guarda. Veramente con calma, è la prima volta che siamo dentro, quindi piano piano poi riusciamo a capire. Spero di arrivare nel secondo giorno, perlomeno che è un po' più chiaro, perché adesso... Se entriamo nel dettaglio, mentre questo dato arriva alla sezione di censimento. Non c'è il dato? No, aspetta. No, è quella web. No, quella è lento. Se non c'è... Forse qua non c'è il dato di questo. Sono su Lecce adesso. Ah, vediamo... Ci mettiamo su Lecce, da qua ad esempio ci possiamo andare a ricercare Lecce. Mentre guardatemi un attimo, quello da qui io devo gestire anche i layer, quindi in questo caso ho il grafo sotto e sopra ho queste zone, poi vediamo che cosa sono queste zone, però le posso anche spostare in questo modo sopra sotto, quindi... Poi vediamo alcune caratteristiche, se io come li gestisco le proprietà del layer, si accende qui, qui ho un tag che mi apre delle caratteristiche, ad esempio... Posso fare zoom, va bene, ma posso gestire ad esempio la trasparenza in questo caso.
Poi posso cambiare la mappa di base un attimo. Vediamo che cosa sono questi dati. Praticamente c'è una società di ricerca tedesca che in qualche modo prende, sa come noi spendiamo i soldi per sezione di censimento. Quindi mi dice che in quella sezione di censimento pro capite in media all'anno il potere di spesa delle persone è quello là. Cioè, probabilmente che cosa mi dice? Probabilmente dalle transazioni delle carte di credito, dei post, del bancomat, le banche venderanno quei dati e c'è una società che probabilmente fa questi studi. E probabilmente mi dice che nel 2011, è uno studio fatto nel 2011, su food e bevande non alcoliche, all'anno si spende più o meno questo. Come? Questo adesso vediamo proprio come si fanno i pop-up. Questo è un dato, tutte queste cose qua le possiamo fare pure con i nostri dati. Quindi è un modo anche per farvi vedere il pop-up. Adesso gestiamo il pop-up. E poi ha il dato per tutti, per tutte le categorie merceologiche. Quello che vi dicevo, è importante sapere la descrizione del dato, chi è la fonte, perché ci potremmo trovare in questo caso a dover, magari volendo fare dell'analisi, a vedere questo dato. Io posso andare da qui, andare mostra dettagli elemento, e ho la descrizione del dato e mi dice chi è che anche la fonte, che è questa società di ricerca qua, la società tedesca, che fa questo dato. Che cosa abbiamo visto? Ad esempio in questo caso il pop-up, no? Quello che vi dicevo, che da questa in ArcGIS Online va pensata anche l'interazione con possibili usi che si può fare di questa mappa, e anche che gestisco l'interrogazione dell'oggetto. Quindi questo, il pop-up, è una cosa che gestisco direttamente dai layer. Adesso facciamo una cosa, in modo che chi ha l'ArcGIS Online acceso, creiamo adesso dei gruppi, così vediamo la parte di condivisione, dove cerchiamo di mettere lì dei dati e voi create i punti come avevo fatto io precedentemente. Per far questo, che cosa significa? Che dobbiamo ritornare da qua. Ritorniamo un attimo alla home. In questo caso voi i contenuti sono vuoti, non avete nessun dato ancora dentro. Vediamo come funzionano e che cosa sono i gruppi. Allora, il gruppo ci permette di poter collaborare fra di noi, che abbiamo tutte organizzazioni diverse.
Quindi ognuno di noi, chi è riuscito e chi non è riuscito ancora, ha creato un'organizzazione. Quelli che hanno l'organizzazione a 60 giorni, quindi è un'organizzazione vera e propria, possono creare questa cosa del gruppo e lavorare insieme. Quello che non si può fare è avere un account, quello pubblico, come alcuni sbagliando hanno fatto, hanno creato un account pubblico, quello che vi dicevo che ha delle limitazioni. Quell'account che non è sotto il vincolo dell'utilizzo del credito non può entrare qui dentro un'organizzazione, perché quello che dovete gestire, e ancora non abbiamo visto, è l'utilizzo del credito di ArcGIS Online. E lo vediamo mentre creiamo il dato. Quindi io adesso creerò un gruppo e poi voi andate a ricercare quel gruppo e vi iscrivete. Come facciamo? In questo caso vado a creare un gruppo, quindi un gruppo di lavoro. Lo faccio io, voi non lo fate, Lo faccio io in questo caso, sennò creiamo gruppi diversi. Vediamo come si fa, cioè che cosa posso fare. Diamo un nome, chiamiamo così. Una cosa sempre, dentro ArcGIS Online, sempre vi chiederà un tag. Qualsiasi cosa voi che fate, vi chiede un tag. Questo vi aiuta nella ricerca. Avete visto prima quanto è difficile andare a cercare traffic perché non sapete il nome oppure non vi ricordate esattamente? Questo vi permette nelle ricerche del dato, nell'aiutarvi. Quindi se noi scriviamo corso GIS, adesso il problema è che li chiamo tutti allo stesso modo, e San Cassiano penso, poi io posso creare i gruppi, in che modo? Lo posso creare privato, che cosa significa? Come abbiamo visto, l'organizzazione, vi dicevo, parte con 5 account, quindi potrebbe essere chiuso un gruppo all'interno dell'account, della sottoscrizione. Quindi solo per quelle 5 persone. Ho un account pubblico. L'account pubblico, quindi noi siamo organizzazioni diverse, quindi quello che io condivido dentro quel gruppo, chi farà parte del gruppo lo vede. Gli utenti possono richiedere l'iscrizione al gruppo, anche voi potrete richiedere, se no solo io vi posso inviare. Ok, salvo. E adesso è vuoto. Cioè, veramente ci sono solo io. Quindi voi possiamo fare che alcuni vi posso invitare io e voi avrete una notifica, oppure voi dentro da gruppi. Aspettate che non mi ricordo esattamente da dove si ritrova. Vediamo qua. Sì, laboratorio. Sì, veramente, se entrate dentro gruppi, ci siete dentro gruppi? Chi ha l'organizzazione? Cercate da qua, in teoria o Laboratorio dal Basso o San Cassiano forse anche. Non lo trova? E San Cassiano così, scritto così? Provate il Laboratorio dal Basso.
Da dentro gruppi, lo va ricercato. Ah, c'è, ah sì. Cerca solo, ok, qua, questa. Ovviamente io perché lo ritrovo sempre? Perché lo sto ricercando nei miei contenuti, ma voi dovete cercarlo fuori. Vedi qua, questa parte qua, cerca solo in, questo qua, Esri Italia, è la mia organizzazione che si chiama così. Sì, toglietelo e rifate ricerca. No, non va spuntato, lo dovete togliere la spunta. Ah sì, poi dopo eseguite l'iscrizione. Vediamo il primo che arriva, eh. Prova ad entrare. Richieste di iscrizione 5. Guardate adesso che succede, a me mi arriva richieste di iscrizioni. Intanto vediamo chi sono. Primo. Quindi io approvo. Poi c'è chi è? Sergio, Valentina, Chiara, Gianluca. Aspettate che può darsi arrivano, eh. Stanno arrivando tutti, eh? Sara. Ok. Adesso cerco di condividervi, io ho dei dati. Ricordate, c'è differenza tra quello, di solito si fa confusione qui, tra i miei contenuti e il gruppo. Cioè io di solito che faccio? Vado a creare una cartella, ad esempio, come in questo caso, no? Creo una nuova cartella di lavoro. E lo chiamo labo. Di solito mi succede questo, labo. In questo modo, fatelo anche voi, eh. Createvi una cartella da qua, dai miei contenuti. Nuova cartella. Poi chi rimane indietro? Intanto se seguito con chi sta andando avanti, poi quando rifacciamo pausa vediamo dov'è che siamo rimasti indietro, perché sennò perdete i passaggi. Dovete creare così, nuova, dovete creare una cartella dai miei contenuti, eh? Quello che volete, cioè siete voi che la state gestendo. Quindi è vostra, è la vostra cartella di lavoro quella. Io adesso vado a caricare quei due file CSV che possiamo utilizzare per provare a inserire i dati anche voi, così vedete, così vi rimangono anche.
Questi qua adesso voi ve li ritrovate nel gruppo, eh? Però bisogna... Infatti voglio far vedere questo. Ho buttato sopra il CSV, lui sempre mi chiede questa cosa qua della descrizione, se ci voglio mettere una descrizione. Qui vado in modifica e posso andare a scrivere dato di base in CSV. Solo lat long. Adesso vi condivido io queste cose. Un secondo. Adesso i dati ce l'ho io, nelle mie cartelle, nei miei contenuti, quindi adesso in teoria voi questi ancora non li vedete. Come si fa a condividere? Io seleziono quello che voglio condividere e vado a fare qui, c'ho sempre questa cosa, condividi con, quindi vado qua e in qualunque momento, quando faccio qualcosa con ArcGIS Online, ho sempre delle possibilità di condividere il dato. O lo condivido solo con l'organizzazione, quindi rimane interno a voi, o lo condivido con un gruppo, quindi un gruppo significa che posso condividerlo, potrebbe essere interno, esterno, potrebbe essere, è quello che ci permette di lavorare anche fuori l'organizzazione, e qui ho il laboratorio dal basso, quindi adesso vado a spuntare il laboratorio dal basso. Occhio a quando fate tutti, cioè quando fate tutti significa tutti, cioè quindi quel dato voi lo pubblicate a tutti, quindi è accessibile dall'esterno. Questo perché dobbiamo vedere anche come gestire l'editing, perché voi potrete condividere una cosa e se l'avete condivisa con l'editing abilitato, gli altri ve lo possono cambiare quel dato. Questo è positivo nel momento in cui voi volete fare proprio questo, volete che qualcuno mette dei punti o dei poligoni, disegni tutti, oppure è un errore che avete fatto. Ok, adesso vedete, qui condiviso con, adesso c'è gruppo. Prima era non condiviso. Quindi adesso io, anche voi, se torniamo nei gruppi adesso, vado dentro il laboratorio dal basso, vi trovate questi due oggetti. Io quello che adesso che vorrei fare è fare il download di questo CSV, ve lo mettete in una cartella voi e provate a creare i punti da questi due file. Quindi che cosa lo facciamo insieme, eh? Quindi facciamo il download, quindi in questo caso, questi li vedete qui, questo ci siete dentro il gruppo, no? Ok? Prendiamo i monumenti ad esempio. Si può fare in vari modi, o faccio così, entra dentro, carica,
Qui me lo potete tutti, me lo potete commentare, eh? Prova, dato, commento. Ti vedete? Ciao. Occhio a quello che scrivete che state in ripresa, eh? Ok, da qua faccio il download. Beh. Adesso. Si può fare anche così, eh? Adesso li faccio. Ecco, le vedi, due richieste, eccole qua, richieste di iscrizione. Oddio. Erano due. Ok. Quando aprite la mappa di solito vi va su quella, sull'ultima cosa che avete fatto. Quindi in alto avete sempre nuova mappa. In questo caso quei file dovete fare il download, gliel'avete detto voi, dov'è? Te l'ha aperto un foglio Excel già? Vabbè, tu adesso l'hai salvati da qualche parte, probabilmente stanno nella cartella di download di Mozilla o di... se non gliel'hai detto. Se no avevi creato una cartella, magari l'hai messa nel desktop. Quello quando... No, adesso... Allora, quei dati chi è che li ha? No, infatti dobbiamo capire questo. Quel CSV, vabbè, adesso voi avete fatto il download, però fisicamente su quale sottoscrizione stanno? Stanno nella mia, ok? Sono io che ero il proprietario di quel dato. Voi l'avete condiviso, io ve l'ho condiviso nel gruppo e adesso l'avete scaricato. Quindi per adesso è un CSV che sta sulla vostra macchina, non è geografico ancora. Adesso sta da qualche parte sul vostro PC. Adesso invece creiamo il dato, quindi da CSV lo facciamo diventare dei punti, e ognuno di voi nel momento in cui fa questo passaggio lo deve gestire lui, perché adesso lo va a portare nella sua di organizzazione. Adesso partiamo proprio da quello, quindi bianca, una mappa base come questa. Questo da dove state? Dove state? State da dentro mappa, cioè quello si raggiunge sempre da mappa. Quando non sapete dove state, home e poi, tanto sono quattro pagine, cioè questa non l'abbiamo mai vista ma è quella che non serve mai, cioè mappa, gruppi e i miei contenuti. Questa è l'organizzazione ma è solo per la gestione, quindi le cose stanno, sono queste tre cose qui, quindi non è che, ok? I miei contenuti è dove sta, dove si lavora. Gruppo serve per la collaborazione, mappa è la mappa, quindi.
Così si parte da zero, in questo modo. Quindi, proviamo a fare come avevo fatto io. Cioè, avete due possibilità. O mi vado a cercare la cartella di lavoro dove ho salvato quelle cose. Io mi ero fatto questa cartella qua, prova dati, e dentro c'ho i due CSV. Sì. Sì, aspetta. Oh, lasciate il CSV, no? Non importa, l'Excel non lo importa, eh? Deve essere un CSV, eh? O un CSV o un TXT. L'Excel lo potete tenere dentro i miei contenuti come altri file, ma per fare queste cose, trasformare lui a questi file di input. Adesso abbiamo visto solo questo. Quindi in questo caso, se avevo i miei contenuti, come ho fatto io, potete trascinarlo e buttare dentro. Si è perso il download. Qual? Sì? E lo trasciniamo sulla mappa. Aspetta, aspetta. Dimmi. No, guarda così. Sei qua. Ci sei qua. Sei dentro la mappa. Eh? Ah sì, se cliccate qui vi va qua. Questo se sullo zoom l'estensione. Sì, se tu fai un altro file dove prendi solo quelle cose, quei alcuni, tu, quello che c'è dentro, tutto. Quindi, questa cosa qua. No, crea mappa. Tu sei qua, gira il computer. È indifferente. Dove stai, stai. Tu devi solo... Guarda. Da dove stai, stai. Non ti deve interessare, perché dopo lo zoom è sui dati. Tu hai scaricato il download dei CSV? Ok, c'hai una cartella con questi due dati. Trascina dentro. Che cosa sta facendo? Se voi aprite quel file, basta vedere uno. La cosa è che questo già ce l'ha le coordinate. Le coordinate sono coordinate, è un punto. Cioè non è che... L'altro modo era questo, cioè da qui aggiungi layer da file. Me lo vado a scegliere. Sono due, quello che non hai preso. (Ride)
Il CSV, sì. Uno dei due CSV. L'avete inserito, eh? Che avete inserito? Monumenti, pensi monumenti. E allora, in quest'altro caso vi andate a prendere i teatri. Quindi questa, a differenza di quello, non ha XY. Può darsi che non l'avete scaricato, eh? Avete scaricato due volte lo stesso file invece che... scaricato. Questa finestra. Vedete, cioè, praticamente ci sono due possibilità di inserire. In questo caso se era un file di testo, perché se inseriamo uno zip di uno shape, quello già ha il suo sistema di riferimento. Anzi, adesso ve la condivido così importate anche quella. Vi portate dentro i dati di uno shape. Questi sono i campi del dato. Questi sono i campi di posizione, cioè quello che serve a lui per creare il punto. Quindi, su ognuno di questi, lui utilizza questi quattro campi per trasformarlo in coordinate. Quindi noi dobbiamo andare a dirgli qual è il nostro campo indirizzo. Indirizzo è automatico perché io ho scritto indirizzo dentro, quindi lo trovo in automatico. Ma come vi dicevo, se dentro il txt o il csv c'era un campo che si chiamava via oppure un campo che si chiamava strada, io dovevo dire che quel campo strada era per lui il campo indirizzo. In questo caso voi basta che fate import e questo va. Vi devo dire una cosa sugli indirizzi, cioè per fare questa cosa, gli indirizzi devono essere abbastanza puliti. Cioè, se voi trovate qui dentro SNC senza numero civico oppure 11 bis proprio non lo trova, al massimo cioè lavora 11A, 11B perché se lo ha, se no vi dà errore, cioè non è che vi dà errore, come dicevo è capace che quel punto non va a quell'indirizzo preciso o se siete fortunati va sulla strada, se no al centro del comune, perché noi abbiamo dato due campi per fare il geocoding, indirizzo e comune. In questo modo lui riesce a cercare la strada su quel comune. Sì. Se tu qua cambi uno e ditemi uno, allora facciamo così, fatelo. Alessandro Volta, numero? Datemi un numero. 5. Vai, datemi un altro. Il comune? Vita. Ho capito. Poi un altro? Almeno 3. Via? Datemi un altro indirizzo. Ma non per forza il comune, eh? Ma c'è davvero? C'è. Però. Qua c'è. Dai, però. Però il comune mo. Io ce n'ho uno. C'è un via Roma. Qua. San Cassino. Come si chiama qui? Via Giuseppe Garibaldi? Sì. Numero 17.
Ah, potevo fare un'altra cosa. Facciamo una cosa, invece che indirizzo così scrivo strada, va? Invece che comune, città. Sì, un CSV nuovo. L'ho rifatto adesso, ecco qua. Ecco, adesso vedete che non trova più niente qua, ai lati qua, i campi di posizione, no, non c'è più. Perché gli ho cambiato l'indirizzo, l'ho chiamato strada, quindi adesso glielo devo dire questa cosa. Quindi strada, per lui deve essere l'indirizzo. E città, per lui è comune. Adesso mi capita San Cassiano, ecco. Ecco, uno è questo, cioè noi. Via Roma me lo mette qua. Via Roma 12. E poi ce n'era un altro parabita. Facciamo la stessa cosa, cioè riaggiungo quello. Provate a farlo pure voi, cioè partendo, cerco, riparto da un'altra cosa. Provo a fare una cosa, invece di mettere l'indirizzo, metto solo comune, così vediamo che succede. C'è un altro San Cassiano. Sì, a Bolzano. Ma è un posto di... Sì. È una contrada, si vede. Via. Beh, me lo spara qua su. Ve lo spara, in questo caso, se lui trova un comune o una città con quel nome, un luogo, lo mette nel centroide di quel poligono. Concentriamoci adesso un attimo, prima di andare avanti, vi volevo far vedere come si personalizzano i punti. No? Vabbè, allora fermatevi. Dove? Guarda, veramente basta fare... anche partendo da niente, serve scrivere tre indirizzi, foglio vuoto. Però l'importante è che sia salvato come CSV. Basta scrivere, questa cosa qua. Cioè questo potrebbe, Italia non l'abbiamo utilizzato, questo potrebbe essere così. Questa cosa qua.
Non è modificando. Tu, in qualsiasi momento, se tu hai degli indirizzi fatti in un certo modo, a lui serve indirizzo e città. In qualsiasi modo, lo prendi, lo butti dentro e gli dici che quello è un indirizzo, lui lo ricerca. L'errore può stare nella stringa, che potrebbe non arrivare, capito? Quello dovete stare voi attenti. Il problema è che quando sono tanti, io 100.000, non è che riuscite a vederli se sono giusti o sbagliati. Quindi dovete fare attenzione, non bisogna, quando ce n'hai tanti, non utilizzi ArcGIS Online, utilizzi il desktop per fare questa cosa. Ma falla su una zona che conosci? No. Evitare gli accenti. No, non dovete dargli la giro. Vi è comune, l'avete fatto questo? Eh? Salva con nome HSV. Vi apre una mascherina? Questo vedi aprire. Non te lo apre. Ah, ma è, potrebbe essere, che cos'è? Mozilla o Chrome? Allora prova. Ok, qui. Praticamente bisogna solo adesso associare a quei campi i campi suoi di geocodifica. Quindi indirizzo. Qua bisogna mettere indirizzo qui. Allora lui abilita indirizzo e comune. Ecco qua. Lui lo mette al centro della strada, quindi se era via Roma è lunga, se metti via Appia forse. È andata. Io ho detto che è semplice, no? No, voi mi dovete interrompere, però interrompetemi, che sennò io vado dritto. Facciamo una cosa però, vediamo, facciamo un passaggio avanti, vediamo come si tematizzano. Si lavora un po' col layer. Vai. CSV, eh?
Errore? Dai, dopo. La? La? No, su questo aspetta, su ho fatto una domanda sulla correttezza, questo l'avevo accennato un po' prima e ci sono vari modi per fare il geocoding. Qui in questo caso voi non riuscite a vedere un numero, un'esattezza, però vi faccio vedere, intanto che facciamo questa cosa qua, faccio vedere come si fa dal desktop e qual è la differenza. Vado a prendere quei tre che avevamo fatto all'inizio, questo test, erano tre indirizzi. Ovviamente è lo stesso tool che io ho qui sotto nel desktop, ho questo servizio che mi arriva quando io faccio il sign-in. Così vediamo anche un po' il desktop. Quando faccio il sign-in qui, praticamente mi si abilitano tutti i servizi anche di ArcGIS Online dentro il desktop. Quindi io potrei prendermi questo file qua, che è quello di testa di prima, questo qua che erano i tre indirizzi, e faccio il geocoding, utilizzo il servizio di ArcGIS Online, ecco qua. È un po' più complicato. Siti,
qui mi dice dove lo salva, lui mi fa uno shape file. Matchati. Lui adesso mi dice, già mi dà questa prima indicazione, mi dice che ne ha trovati il 100%, corretto. Quando lui non trova il civico, fa un'approssimazione, ti appare qui, quindi sta a un altro livello, quindi lui magari ha fatto, non aveva il civico, ha fatto lui un'interpretazione. Quando non li trova, ti li mette di qua. Aspetta, aspetta, non ti rispondo. Se vado a vedere i risultati, quello che mi ha messo dentro, nella tabella, quello aveva tre campi, adesso mi trovo tutta una serie di altre informazioni, erano solo questi due campi, che non so come si zoomma. Vabbè, ve lo dico io, erano i tre indirizzi con il comune. Poi lui si è portato dietro tutto il risultato del geocoding, dove il primo campo, uno dei primi campi è lo score, cioè quanto è giusto quel dato. 100% che cosa significa? Che lui aveva un grafo stradale, quindi l'accuratezza qual è? È l'accuratezza del grafo stradale. Il grafo stradale non ha il punto del civico, è un arco stradale dove inizio fine arco, quindi da un incrocio di una strada, incrocio incrocio, il civico iniziale e il civico finale, divide in base alla lunghezza, e in questo caso 17 era venuto qui, perché se l'arco è piccolo, perché ci sono due intersezioni e i numeri sono pochi, cioè l'errore è minimo, quindi è questo. Quello è il grafo stradale sbagliato. È del grafo stradale, è la fonte, cioè la fonte qual è? È il grafo. Il grafo, l'errore sta dentro, allora è l'unico che, anche perché l'unico che ti dà questa cosa è sono i servizi di geocodifica, sono questi, quindi chi è che chi ti dà la cosa? La fonte qual è? IR. L'accuratezza è di IR. Capito? Se tu utilizzavi Google, qual è l'accuratezza? È quella di Google. Capito? La certificata, cioè certificare quel dato non è certificato. Lo puoi certificare tu, se poi dopo ci vai sul posto e lo certifichi. Ad esempio, un dato certificato qual è? Ho fatto un esempio prima di Firenze. Firenze dà il suo grafo con i civici. Tu questo servizio qua di geocodifica la puoi fare solo, ad esempio, con i civici di Firenze. Quello è certificato dal comune. Quello è un dato certificato dal comune. Ci siamo? È andata? Tre punti. Tre punti. Collegamento in che senso? Una linea? Un percorso? Ma non da lì. Non da lì. Quello è un tool che fa quella cosa, ma lo fa nel desktop, non lo fai al registro là. Quello fa tre punti in base a quella via. Aspetta, infatti facciamo così, ecco, siamo entrati qua, ok, dai,
Vediamo come si lavora con il layer, cioè l'abbiamo un po' visto. Vediamo quali sono le caratteristiche. No, vediamo proprio questo adesso. Ecco, no, guarda, vediamo proprio con tutti i comandi. Cioè, sul layer adesso che cosa posso fare? Quindi ho creato il dato di default mi mette quella simbologia. Quindi, ovviamente posso fare, la prima cosa è lo zoom A, no? Lo sentivo prima. Mi zooma su quel layer. Poi, posso gestire la trasparenza. In questo modo. Posso impostare la visibilità, cioè dire... Pensatelo sempre come vi dicevo prima, che questo vi deve servire per gestire quello che farà un utente esterno quando naviga la mappa. Quindi andare a dire quello che è visibile o non è visibile, ad esempio se io mi accendo questi altri layer, posso andare a uno zoom più di dettaglio, dire che questo, i monumenti che sono trasparenti, impostare il livello di visibilità, più vicino di, usa questo zoom, e lui che fa? Se io vado indietro, me lo toglie, se vado dentro me lo mette. Clicchi usa corrente. No, usa corrente. No, perché ti perdi? Perché tu guardi lì e non guardi me. Guarda prima me e poi dopo lo rifai. Io cancello adesso questo. Questo fai così. Puoi mettere o più vicino o più lontano, quindi non è che sono due le opzioni. Quindi quello appare quando mi avvicino o mi appare quando mi allontano. Appare quando mi avvicino. Aumento il dettaglio. Quindi mi mette questo qua, che cos'è? È la scala, è lo zoom della scala in cui io sono nella mappa. Quindi se dentro mi si vede tutto, se mi allontano non mi si vede. È al contrario. Dipende da quello che tu vuoi fare. Dipende da quello che vuoi fare. Ovviamente non c'ha senso quando tu stai pensando ai punti. I punti devono uscire quando io più entro nel dettaglio, perché io già qui io non riesco a decifrare niente, no? Vedo un mucchio di punti. Questi dovrebbero entrare solo a questo livello di zoom. Poi andiamo avanti. Ovviamente sposta su, sposta giù è quello che mi permette di poter spostare il layer su o giù, però da adesso lo posso fare anche in quest'altro modo. Non lo vedete perché se voi, perché mi taglia la pagina, vedete che appaiono dei puntini? Se mi metto sui puntini questo lo riesco a spostare. In questo modo. Ovviamente puoi rinominare, puoi rimuovere e puoi impostare, puoi nascondere nella leggenda, vabbè, ma questi sono mi aggiungono poco. Posso andare a configurare il pop-up, in che modo, in che senso? Di default sono abilitati i pop-up. Di default sono abilitati. Però non è detto che io questi campi li abbia scritti in maniera corretta, oppure io non, magari non voglio che si vedano tutti quei campi, quindi vado a configurarlo. E, aspettate, quindi posso rimuovere il pop-up, quindi non c'è pop-up, oppure posso andarlo a configurare. Entro nella configurazione. E posso andare a configurare gli attributi. Quindi vado dentro e dico quello che si deve vedere o non deve vedere. Tipo questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo non mi interessa, questo non mi interessa. Posso modificare l'alias e me lo vado a gestire. Poi posso andare ad aggiungere qualcosa,
come prima abbiamo visto che c'erano i grafici, no? Sul pop-up. Quindi io potrei aggiungere nel pop-up qualcosa. Ad esempio, se io avessi messo l'URL di un'immagine dentro il CSV, no? Con l'immagine del teatro. Quindi vado su internet. Vogliamo fare? Mi apro questo di test. Cioè questo, no? E qua metto URL. Parabita. Mi esce sempre anche siamo Puglia Lecce. Puoi fare come vuoi. Si ripete. Aspetta, aspetta. Ok, quindi rivado nella configurazione del pop-up. Metto immagine e gli dico che in questo campo lui deve prendere l'URL. Poi ve lo faccio vedere più piano, vediamo se funziona più che altro. Eccola. Veramente ve li faccio rivedere? Che cosa succede? Se io potrei fare pure un'altra cosa, no? Cioè, si possono aggiungere più cose, io aggiungo un'altra immagine. Adesso poi vi faccio rivedere la cosa. Se io ho solo un urla. Anzi, facciamo così. Ovviamente non è un campo, ma è proprio un indirizzo. Salvo pop-up. Quindi ho due immagini, una e una, e l'altra è sempre la stessa, però è anche per gli altri. Mi dice che ha due cose poi. Poi adesso non ho un campo numerico.
mi aggiungo. Ok, vediamo pure altre cose, perché nel farvi vedere le cose vediamo anche altri modi. Se io ho già un dato nella mia organizzazione, non abbiamo mica visto come si inserisce dentro il dato. Ah, ok, allora sei rimasta indietro. Prima. No. No, stavo andando avanti. Configura pop-up. No, il link deve stare su web, l'immagine. Dì. Sì. Eh sì, perché va rifatto il layer. No, tu non puoi. C'è una cosa che non si può fare in ArcGIS Online, per questo dobbiamo rimportare e riesportare, non si possono aggiungere colonne, quindi non è che possiamo modificare quel dato, una volta che l'abbiamo inserito, l'abbiamo inserito. Da qui non possiamo, se io, che cosa ho dovuto fare? Ho dovuto rifare il file, ho aggiunto una colonna e l'ho rimportato. Sì, l'ho dovuto rifare. L'ho riaperto. Ho riaperto il CSV, ho aggiunto una colonna, l'ho risalvato il CSV e l'ho rimportato. Poi devo fare da qui, per dirgli qual è l'URL, lo imposto da qui, devo aggiungere immagine nel pop-up. Aggiungi immagine e mi si configura quello dell'immagine. Quindi gli vado a dire nell'URL dell'immagine il campo URL, il campo che ho fatto nel file. Ci sono, non su tutto questo che vi sto, ci sono delle, cioè se voi ricercate nell'help, ma anche da qui, help, immagini, c'è scritto tutto. Forse dentro pop-up. Qua, configura pop-up. Nel configura pop-up. Se avevo dei dati numerici, dove c'erano anche altri dati, potevo fare i grafici. Un grafico a torta, un grafico a barre, se avevo dei numeri.
farvi, giusto per farvi vedere che invece delle immagini si possono mettere pure i grafici. Quindi, sempre nell'impostazione del pop-up, se avessi un layer con alcuni numeri, nella configurazione aggiungo grafico a barre, ho questi due, ho i campi con i numeri, ovviamente non è che vi potete ricordare tutto come si fa, no? Cioè non è che potete pensare in tre ore di riuscire, però l'importante è che quello che vi dovete ricordare è che dov'è che imposto i grafici, dov'è che posso mettere le immagini, nel pop-up, quindi dov'è che si poteva fare questa cosa, nel configura pop-up, quindi al massimo veramente vado a diminuire la ricerca che devo fare, che tanto fra tre ore quello ve lo siete dimenticato. Com'era esattamente, ma è così, cioè io, questo è il mio parametro, io in tre ore ho dimenticato tutto, quello che devo riuscire a ricordarmi è dov'è che l'aveva fatta questa cosa, allora ci posso ritornare da solo. Vediamo le ultime due cose e poi ci fermiamo, i simboli. Mettiamo qua. C'era. Qui gestiamo tutta la parte della simbologia. Cambia simboli. Cambia simboli, avete varie possibilità. O singolo, cioè proprio. O se c'era un campo numerico, farlo magari grande in base a un numero. Quindi gestire quello. Singolo, faccio opzioni. Cambia simbolo. Perché dovrebbe apparire? Eccoli. E qui ho tutta una serie di simboli specifici. O quelli base. O altri. Tipo... E dai. Non vuole arrivare. E avete sempre la possibilità di poter aggiungere un'immagine, quindi una vostra icona con magari anche trasparente, se in PNG, e ve la mettete sotto. Poi se c'è un campo con la grandezza, vediamo se c'è quello, tipo questo qui, lo posso far vedere solo con questo perché ho... In questo caso questo simbolo viene da, qui non c'era, però l'ho creato nel desktop e qui me lo ritrovo. Questo ancora non abbiamo visto come si lavora col desktop. Posso modificare la dimensione
in base a un campo, magari col numero di residenti. E in questo caso me lo fa grande in base a quel campo. Questo mi dice che c'erano 44 residenti, questo 12 e questo 0. Quindi lui quel simbolo me lo fa diversamente grande in base a quel campo. Ovviamente posso fare anche la stessa cosa con i colori, quindi invece di farlo grande me lo fa con i colori. Va bene, dopo vediamo come si fa editing, quindi come si fa, si aggiungono i punti anche in questo modo. In maniera veloce. In questo modo vado ad aggiungere i punti, poi lo vediamo nel dettaglio e poi dopo come si fanno le analisi con sempre da ArcGIS Online. Ok? Pausa. Quello di pausa.